saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un bellissimo volume appena pubblicato da Vita e Pensiero, che peraltro è scaricabile gratuitamente in PDF, dal titolo Per Visibilia ad Invisibilia, l'itinerario estetico di Ugo di San Vittore, di Marina Messeri, che abbiamo il grande piacere di avere nostra ospite e a quale, come mia abitudine, io lascio subito la parola perché ci parli di questa grande questione dell'estetica e della bellezza. Prego, a lei. Grazie mille, grazie di cuore a Maurizio Calì per questa possibilità. Mi fa molto piacere poterne parlare, dato che è proprio qualcosa di neonato. Ora, il problema principale che mi sono posta quando ho scritto la tesi, perché questa è la mia tesi di laurea magistrale, è perché parlare di estetica medievale? Non tutti nel panorama accademico internazionale accettano pacificamente l'idea di poter parlare o addirittura di ritenere che esista un'estetica medievale, questo perché l'estetica, in quanto disciplina filosofica codificata che si occupa dell'indagine del bello, dell'arte, del gusto, nasce soltanto nel 1750 con Alexander Gottlieb Baumgarten. Quindi resiste appunto nel panorama accademico una fazione che si oppone al concetto di estetica medievale, ritenendolo un puro anacronismo, ecco. Addirittura in altri casi l'estetica medievale è stata definita una metafisica spettrale, in questo caso dal filosofo americano John Dewey, ecco. Questo, esatto, è stata la mia faccia quando l'ho scoperto. Ora, io ho cercato di dimostrare, ovviamente sulla scorta di studiosi e autori ben più esperti di me, che non è così, anzi. In casa nostra, per esempio, abbiamo il lavoro e gli studi di Umberto Eco, tra tutti, che mostrano che in effetti l'estetica medievale sembra essere in Italia un settore di ricerca accolto ma poco sviluppato, se non per qualche sporadica eccezione, come nel caso mi viene in mente Amalia Salvestrini. Ora, da appassionata io di filosofia estetica, mi sono affacciata al mondo del Medioevo accompagnata dalla passione e dalla sapiente guida della professoressa Paola Müller, docente di storia della filosofia medievale, appunto presso la mia alma mater, che è l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Tra tutti, o tra tanti perlomeno, tra tanti autori medievali, ho individuato Ugo di San Vittore, con cui ho da subito sentito una grande affinità, non solo per la sua personalità, che è descritta in vari volumi, grazie a vari studi di, per esempio, Patrissi Carr. Ma ho notato anche studiando poi i suoi testi, appunto, una profondissima sensibilità estetica. E inoltre, una cosa che mi ha sempre attratto in Ugo è la sua missione educativa e pedagogica. Infatti, lui era un maestro e si è sempre riconosciuto come magister, come pedagogo, in cui la bellezza gioca un ruolo fondamentale. Ora, però quando ci si incammina nel fitto bosco delle sfaccettature della cultura e della filosofia medievale, nel Medioevo ovviamente si incontra un approccio che è fortemente ambivalente nei confronti del corpo, dei sensi e della bellezza sensibile, che è appunto quella che noi cogliamo e di cui facciamo esperienza attraverso i sensi. Appunto l'origine stessa della parola estetica deriva da aesthesis, che è il greco per sensazione. Si può dunque parlare di bellezza sensibile quando una certa interpretazione della filosofia neoplatonica e poi della dottrina cristiana è confluita nella creazione di un dualismo tra materia e spirito, tra corpo e anima o ancora tra materia e forma, in cui ovviamente, come è sempre stato, l'elemento spirituale vale sempre di più, oppure è molto più degno di quello materiale, di quello sensuale. Un esempio di questo approccio che io ho trattato veramente in modo molto breve, giusto un paragrafo nel testo, è la questione dell'arte sacra. Ebbene, come afferma l'abate Suger di Saint-Denis, ornare con ricchi e ammirabili orpelli la casa di Dio e quindi le chiese? O invece ha ragione Bernardo di Chiaravalle quando critica l'eccessiva decorazione di chiostri e cattedrali con espressioni quali mostri ridicoli o bellezze orribili? Ora, la questione è complessa e io credo una risposta definitiva non c'è, e anche laddove si tenti di darla è qualcosa di affrettato. Salvo posizioni radicali, quindi, e mi viene in mente per esempio la corrente ereticale dei Catari,
Comunque la posizione generale del Medioevo cristiano nei confronti della corporeità e quindi dei sensi è una posizione fortemente relativista. Quindi con questo si intende dire che non è la materia o il corpo o i sensi ad essere intrinsecamente negativi, oppure per usare una parola che piace tanto ai filosofi, ontologicamente negativi, ma quanto piuttosto è il nostro approccio alla materia. O ai dati che ci provengono dai sensi ad essere biasimevole o addirittura peccaminosa in certi casi. Infatti, quindi, la bellezza sensibile, quindi la bellezza del creato, di nuovo delle creature, deve essere considerata semplicemente un punto di partenza nel viaggio che porta dal mondo di cui noi facciamo esperienza quotidianamente fino alla conoscenza di Dio. Ogni cosa nel Medioevo cristiano, e questa è una cosa a cui per esempio Umberto Eco si riferiva chiamandolo pansemioticismo medievale, ogni cosa è un simbolo, una teofania, quindi letteralmente una manifestazione del divino nel Medioevo. Proprio in questo discorso si colloca Ugo di San Vittore. Ugo nasce nel 1096 in Sassonia e arriva poi presso la comunità di San Vittore a Parigi, che è stata fondata pochi anni prima da Guglielmo di Champeaux soltanto nel 1115 e ci rimarrà poi fino alla morte. Una scuola, quella di San Vittore, che è considerata e che considerava, scusi, che considerava di grande importanza non solo il sapere sacro, ma anche quello profano, quindi in questo caso le arti liberali. Talmente era importante, talmente caratterizzante questo curriculum così vario che alcuni autori, alcuni studiosi della scuola e dell'abbazia di San Vittore hanno proposto l'introduzione dell'idea di umanismo vittorino. Questo perché appunto nelle scuole monacali non era così facile trovare sia appunto un curriculum che si espandesse anche alle arti liberali e al sapere che appunto chiamiamo profano. In ogni caso, però, ciò che a Ugo sta a cuore è la necessità di impostare un percorso in ascesa, appunto, dal conosciuto all'ignoto, dalle realtà visibili, appunto invisibilia, a quelle invisibili, gli invisibilia. E questo vale già, è un insegnamento che lui trae dai padri della Chiesa, da Origene e da tutta quella tradizione di interpretazione dei testi sacri, in primo luogo, che poi lui, e non solo lui, attribuiscono anche alla natura, al libro della natura, come lo chiamerà una certa tradizione nel Medioevo. Tra tutte le sue opere, tra le opere di Ugo di San Vittore, io ho prestato particolare attenzione al De Tribus Diebus, considerato dalla filosofa italiana Sofia Vanni Rovighi uno dei testi medievali più ammirevoli di meditazione sulla natura. Infatti, subito nei primissimi versi, anzi nelle primissime righe del testo, Ugo scrive che il creato è come un libro scritto dal dito di Dio. Ma è vero, il problema estetico c'è, ma perché occuparsi proprio della concezione estetica in Ugo? Dove sta la bellezza in tutto questo? Qui Ugo, facendo eco a un'idea già platonica, sostiene che il nostro percorso per arrivare a Dio debba partire proprio dalla bellezza del creato, poiché il simulacro è il termine latino che lui utilizza, ma possiamo tranquillamente tradurlo con immagine o rappresentazione di Dio più evidente. Infatti nel De Tribus Diebus Ugo si occupa di mostrare come i tre invisibili di Dio, quindi come i tre attributi ineffabili, quindi potentia, benignitas e sapientia in questo caso, siano rappresentati e resi percepibili e visibili da tre immagini corrispondenti che noi possiamo cogliere nel creato. In questo caso sono la grandezza, immensitas, l'utilità, l'utilitas e la bellezza, il decorum delle creature. Tra tutti questi Visibilia, però, Ugo riserva alla bellezza un'attenzione sproporzionata nel De Tribus Diebus rispetto a Utilitas e Immensitas. E questo è un altro dei motivi per cui ho scelto di approfondire questa questione, oltre appunto al mio personale interesse nei confronti della questione della bellezza e dell'estetica. Per Ugo, quindi, la bellezza sensibile del creato è il primo ed inevitabile gradino dell'ascesa che porta fino all'origine della bellezza stessa, quindi Dio, che è la bellezza con la B maiuscola, la bellezza divina. Ora, il motivo per cui ho scelto di portare avanti questo studio sta appunto, come dicevo all'inizio, nel ruolo pedagogico ed educativo che Ugo di San Vittore attribuisce alla bellezza.
non sorvola sulle bellezze del creato, cercando di affrancarsi velocemente dalla materialità del mondo per raggiungere altezze spirituali tendenzialmente nella sua epoca ritenute più degne. Fortemente, ovviamente, questo distacco dalla materialità è fortemente influenzato, ripeto, da una certa interpretazione del neoplatonismo e del platonismo, se si vuole andare ancora più indietro. Ugo infatti si lascia attraversare e smuovere nel profondo dalla fascinazione per il decorum, quindi per la bellezza delle creature. Questo perché il godimento estetico superficiale è da sostituire, o meglio, forse da approfondire per lui, con virtù più specificamente, più precipuamente teologali e cristiane. Quindi sì, esistono due lettori, lui dice, del libro della natura e del libro delle scritture. Il lettore superficiale, che è quasi una bestia, lui dice poco in modo poco apologetico, e invece coloro che riescono ad andare oltre, quindi coloro che non solo vedono le belle figure, ma riescono a comprendere il significato delle lettere e delle parole. E questi sono i lettori, appunto, che interpretano a livello spirituale ciò che vedono nella bellezza del creato. Ora, il viaggio di Ugo, inoltre, e questo credo che sia di fondamentale importanza, è il viaggio di Ugo non si ferma quando arriva a Dio, quindi quando dalla bellezza del creato arriva fino alle altezze e all'ineffabilità degli invisibilia in Dio. Ma disegna una discesa, quindi a differenza di quello che fa, per esempio, Agostino nel De Trinitate, lui prospetta un viaggio di ritorno. Dalle realtà invisibili si torna a quelle visibili. Ecco, io credo, e questo non so se sia una mia bizzarra idea o prima o poi verrà provato anche appunto da esperti del settore, penso che sia possibile però interpretare questo ritorno come un vero e proprio compito etico. Chi raggiunge l'illuminazione, in questo caso illuminazione è una parola che uso perché il campo semantico della luce, della luminosità, del raggio è qualcosa che viene più volte ripetuto nelle ultime righe del De Tribus Diebus da Ugo. Chi raggiunge l'illuminazione ha l'onere di educare gli altri e rendere possibile anche a loro lo stesso viaggio. Infatti Ugo dice: chi può sapere che siamo stati lì, nelle altezze, se non torniamo illuminati? Quindi qui io credo che si veda di nuovo la sua indole di maestro, di magister. Quindi a me pare in conclusione che tutta l'opera di Ugo si possa risolvere nell'elemento del rispetto. L'uomo deve imparare ad accostarsi a ogni cosa, creatura inanimata o animata che sia, con il massimo rispetto, con un amore e un diletto che siano ordinati, lui dice, senza scatti violenti né eccessi. E questo è il tema di un suo altro testo, che invece è il De Substantia Dilectionis e Caritate Ordinata. Credo, ed è ciò su cui sto lavorando attualmente, che l'insegnamento di Ugo di San Vittore abbia molto da dire anche alla nostra epoca, in particolare nella cosiddetta antropocene, quindi segnata dall'emergenza climatica e da crisi di ogni sorta. Quindi di nuovo io ringrazio l'Associazione Culturale Italia Medievale per il fondamentale lavoro di valorizzazione di un'epoca, quella del Medioevo, che ha sempre tanto da dire e insegnare a noi che ci reputiamo figli di una modernità e spesso siamo leggermente arroganti e boriosi, ma che non siamo altro che nani sulle spalle dei giganti, come voleva Bernardo di Chartres. Quindi grazie di nuovo per questa bellissima occasione e per l'attività che svolgete giornalmente, quotidianamente. Grazie Marina, veramente il volume è davvero interessante. Lo potete andare ad acquistare in libreria e quindi io vi ricordo il titolo, ma vi ricordo anche che sul sito di Vita e Pensiero lo potete scaricare gratuitamente. Questa mi sembra una cosa molto lodevole. E il titolo è Per Visibilia ad Invisibilia. L'itinerario estetico di Ugo di San Vittore, di Marina Messeri. Tra l'altro ricordiamo anche che c'è una prefazione di Paola Müller, che è docente di storia della filosofia medievale alla Cattolica di Milano, e una nota introduttiva di Andrea Patanè, che è presidente di Alunni Cattolica Associazione Ludovico Necchi. Così non ci siamo dimenticati di nessuno. Io a voi ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube dove trovate tutte le vostre video presentazioni e a Marina non posso che
fare i miei complimenti anche per la tesi, perché ricordiamo, è una tesi di laurea, quindi è importante, e ringraziarla tantissimo per aver accettato il nostro invito. Grazie ancora. Grazie. Grazie a voi davvero tantissimo.